Una componente strategica della nostra alimentazione è costituita dai formaggi, come ha ampiamente dimostrato la rassegna Cibus alla Fiera di Parma, dove abbiamo incontrato un'azienda della provincia di Vicenza che produce secondo un concetto assai rivoluzionario, la libertà. Riteniamo che le imprese riescano a dare il meglio quando sono libere, e libere e responsabili ovviamente. Questo è un principio che abbiamo applicato nella creazione di filiere nuove man mano che il mondo offriva delle opportunità fantastiche di riorganizzare il nostro lavoro per dare al consumatore sempre prodotti più buoni, più convenienti e anche sotto l'aspetto magari ambientale più rispettosi e più anche salubri, se vogliamo. Prodotti però controllatissimi in un mercato che non è poi così controllato, parliamo di concorrenza sleale, di contraffazione. Boh, ma si fa un gran parlare di queste cose, poi alla fine diciamo che soprattutto c'è poca voglia di concorrenza nel nostro settore e invece la concorrenza è quella cosa meravigliosa che permette a noi, che obbliga noi imprenditori ad essere più bravi, a fare le cose meglio, a offrire al consumatore sempre cose più interessanti. Però il nostro è un mondo, specialmente in Italia, che non valorizza abbastanza la concorrenza, chiede protezioni, ricerca protezioni sotto varie forme, ma questo danneggia molto il consumatore, ma danneggia alla fine anche le imprese che non si aggiornano, non migliorano, tendono a rimanere ferme. Qualità e convenienza come si incrociano? Beh, qualità e convenienza si incrociano quando i modelli produttivi, i sistemi produttivi sono efficienti. Non è assolutamente vero che la qualità sia, diciamo che non si possa avere contemporaneamente un prodotto conveniente ed economico e anche di alta qualità. Ciò che fa il prezzo, il costo di un prodotto non è la qualità, è l'organizzazione. Si può essere organizzati molto bene ed avere una qualità altissima e dei prezzi convenienti. Si può essere invece organizzati molto male, avere prodotti mediocri e dei costi molto elevati. L'evoluzione del gusto si sposa anche con la originalità del prodotto di punta di questa azienda berica. È un grana classico, perché ho lavorato in doppio fondo con metodo tradizionale, l'evoluzione del metodo tradizionale però ha anche tutte queste qualità innovative, come ad esempio è idoneo alla dieta vegetariana per esempio, e si caratterizza per essere frutto della filiera ecosostenibile, che è questa organizzazione di 75 aziende agricole che abbiamo un po' alla volta messo assieme secondo degli standard di altissimo livello di ecosostenibilità, tra cui il più importante è la disponibilità di 4 ettari e mezzo di terreni, il benessere animale, per cui cuccette per tutti i capi, e un bassissimo livello di apporto di nitrati e la totale assenza di aflatossine, perché il clima è un clima molto più favorevole alla produzione di latte. Infine, un'altra questione spinosa, l'e-commerce contro il tradizionale bancotaglio. Il bancotaglio rispetto all'e-commerce, in che misura la vendita online può avere danneggiato quello che è il commercio tradizionale nell'agroalimentare? Beh, intanto l'online è una meraviglia perché ci spinge la concorrenza a fare meglio, spinge tutti a dare un servizio migliore al consumatore. Poi però ci sono dei limiti, siamo convinti che ci siano dei limiti, perché l'uomo ha bisogno della relazione, ha bisogno e gode nell'avere di fronte un venditore che sa interpretare le necessità, che offre anche delle idee, che instaura una relazione umana. Perciò l'online avrà un ruolo sempre prezioso, interessante in futuro nel nostro specifico settore, ma questo elemento, diciamo, umanistico sarà sempre preponderante, speriamo, perché poi si dice, secondo certi studi, che si vive a lungo facendo lo shopping, e fare lo shopping significa anche avere un rapporto sensuale o sensoriale o sensuale con il prodotto e una relazione umana con il venditore. È una delle meraviglie del nostro lavoro.